Le terme nascono già in età repubblicana e si avvalevano di un peristilio di ingresso, di un tepidarium, un laconicum, un calidarium e altri piccoli vani di servizio. Vengono restaurate in età neroniana e ampliate con la nascita della città di Centocelle tra il 104 e il 107 d.C. e durante l'età adrianea 117-138 d.C. Il grande impianto termale sopravvive anche in epoca tardo-antica, forse con dimensioni ridotte, richiedendo una minima manutenzione, probabilmente a causa della guerra greco-gotica 535-553. Fu in questa epoca che probabilmente le terme furono dismesse. Cortile circondato da porticati. Funzione di origine spartana, da cui ne proviene il nome. Era un ambiente a forma circolare con vasca centrale rivestita in marmo e nicchie lungo le pareti perimetrali. Era questo il sudario, ovvero l'ambiente per la sauna, semiriscaldato dai vicini prefurnia nei quali si produceva aria secca ad altissima temperatura. Il calore contenuto nei prefurnia veniva trasmesso sia di sotto il pavimento sia con tubi in terracotta collocati tra le murature. Il calidarium è occupato quasi interamente da un'ampia vasca, intorno alla quale vi sono altre piccole vaschette disposte su tre lati. L'acqua termale nella vasca principale era mantenuta ad un livello costante mediante opportuni sforatori che andavano a riempire le vasche adiacenti. L'ambiente era sicuramente decorato con ricchi rivestimenti marmori e capitelli ionici e coperta da un'ampia volta con aperture in alto. Un'iscrizione in greco ricorda la dedicazione del complesso alle ninfe, dalle quali si diceva dipendesse la salubrità delle acque termali. Tale iscrizione giustifica il perché qui sorse l'imponente edificio e perché gran parte di questo appare destinato allo sfruttamento delle sorgenti, indubbiamente ancora prima dell'intervento traianeo. Doveva sorgere sul posto una più antica costruzione di fase repubblicana, sempre destinato allo sfruttamento delle acque salutifere. I frequentatori delle terme, con i pori dilatati dopo la frequentazione del calidarium, si tuffavano nel tepidarium ed infine si tuffavano nell'acqua fredda della piscina del frigidarium. L'effetto salutare di tale pratica termale consisteva proprio nella vigorosa reazione circolatoria causata da questa alternanza di bagni caldi e freddi.
Dagli spogliatoi si poteva anche accedere ad un particolare vano che, oltre ad essere riscaldato da raggi solari, era dotato di un sistema di riscaldamento con due bocche di accensione, ipocausto. Si tratta dell'Heliocasmus, dove si poteva ottenere il bagno di sudore con sabbia riscaldata. Il complesso termale comprendeva anche ambienti di servizio o dedicati ad attività culturali, tra cui spicca la biblioteca. La biblioteca si compone di una grande sala con 8 nicchie rettangolari collocate a poco più di mezzo metro dal pavimento, dove erano sistemati gli scaffali per i libri. Al piano superiore un solarium e ambienti di soggiorno